Euroregione News. Elezioni e referendum, 11 giugno 2017. Il referendum consultivo per la fusione dei comuni di Sedegliano, Flaibano e Mereto di Tomba ha dato l'unico esito prevedibile alle due domande rivolte alla cittadinanza, mentre la notizia negativa in assoluto è l'affluenza alle urne, che non ha nemmeno consentito di convalidare il referendum. La percentuale di votanti affluita alle urne è l'unico risultato che eguaglia i tre comuni. Nessuna località ha raggiunto il 50%, totalizzando complessivamente solo il 45,38%. Se consideriamo, come previsto dalla legge, anche gli elettori all'estero aeree. Se invece considerassimo solo i presenti nel territorio nazionale, sono stati ben il 62,20% coloro che hanno voluto esprimere la loro opinione. Quelli che sono andati alle urne per esprimere le loro preferenze in relazione alla fusione dei tre comuni hanno espresso chiaramente il parere negativo. Domenica 11 giugno ci sono state anche le elezioni in tante località d'Italia che per l'ennesima volta hanno dimostrato che quando si tratta di scegliere il sindaco, la gente vota la persona, il candidato, a prescindere dal partito di appartenenza e di quanto avviene a livello nazionale. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.